c'è stato l'incontro presso il Policlinico di Foggia con il direttore sanitario, con il direttore generale Dattori e con il direttore sanitario Franco Mezzadri. Per snocciolare un pochino la vicenda del pronto soccorso di Lucera. Voglio tranquillizzare tutta la cittadinanza, non vi nascondo che pure io ho vissuto le ore che separavano me da questo incontro con la direzione del Policlinico, diciamo, non in maniera del tutto serena. Personale sanitario all'interno del pronto soccorso più volte è stato contagiato da pazienti che si sono recati al pronto soccorso di Lucera, pronto soccorso che non è organizzato per essere diciamo la porta d'ingresso di un ospedale Covid. Visto che l'ospedale di Lucera è stato salvaguardato, non è entrato nel circuito Covid, non è diventato un ospedale Covid, ma è rimasto un ospedale pulito, diciamo messo in disparte rispetto a quello che è il programma di cura Covid della provincia di Foggia e quindi del Policlinico di Foggia. Questo a tutela diciamo dei pazienti che vi sono e che sono di quella categoria debole di cui abbiamo parlato. Il pronto soccorso si voleva farlo rimanere comunque pulito e indenne da questi contagi. Per quella che è la struttura del pronto soccorso, ciò non è stato possibile. Infatti, più volte si sono verificati casi nei quali il personale dipendente si è contagiato e alcune persone positive da Covid-19 hanno stazionato e sono rimaste all'interno del nostro pronto soccorso, creando dei problemi e dei disagi e dei contagi all'interno del pronto soccorso. Le rassicurazioni sono non solo che il pronto soccorso nel più breve tempo possibile, quindi questo che cosa significa? Significa che non appena la morsa dei contagi da Covid-19, quindi non appena questa pandemia ci permetterà una leggera flessione, quindi un leggero miglioramento, il pronto soccorso di Lucera riaprirà. Queste sono le rassicurazioni della direzione generale, non solo rassicurazioni verbali, ma a breve uscirà un comunicato ufficiale della direzione generale del Policlinico di Foggia, dove si dirà a chiare lettere che il pronto soccorso di Lucera verrà riaperto, rimodernato e potenziato. Quindi non solo non rischiamo che il nostro pronto soccorso chiuda, ma il nostro pronto soccorso riaprirà e riaprirà anche a seguito di alcune migliorie che lo renderanno sicuramente più sicuro e più efficiente.